Sono tutti costari del web. Io sono il Coissare e quest'oggi siamo ritornati qui sul Talk About. Ne avevo già preparato uno in precedenza, però non mi piaceva. Infatti vorrò riprendere quell'argomento che avevo fatto, però fatto meglio, più correggiuto. E quest'oggi invece voglio parlare di un altro argomento che mi ha un po' rotto i cosiddetti gioielli di famiglia. Da quanto è tempo che non usavo questo termine per definire il lato A degli uomini? Magia, solo registrandomi mi ritornano queste perle di saggezza. Certo, sì, perché no? In quest'oggi ho intenzione di parlare dell'arte che viene presumibilmente adorata come divinità incarnata in qualcosa di stupido, ovvero gli scrittori cambi. Questa cosa è il male. Cioè, e non lo dico per sé, questo scambio è il male, è il cancro di questo sito su cui io carico questi bei video che faccio. Esatto, è la modestia a parte. Però cerchiamo di fare un attimo più attenzione adesso, perché allora, gli scrittori cambi è, diciamo, una pratica che fanno gli youtuber con pochi iscritti, o con zero iscritti, o con che hanno appena iniziato, o anche, oddio, non dico i nomi, però anche youtuber che hanno più di 1000 iscritti che hanno chiesto a me iscritto ricambi. Io ovviamente gli ho detto no, mi fa schifo, non gli ho risposto in maniera così aggressiva, naturalmente gli ho spiegato perché non lo pratico, però ormai me ne hanno chiesto così tanti anche nei canali precedenti che avevo fatto questa cosa, che volevo parlarne una volta per tutte, almeno per chiarire cosa ne penso io di questa pratica. Allora, per cominciamo dal principio. Allora, iscritto ricambi, cosa succede? Uno youtuber chiede, cioè youtuber, adesso tra virgolette, insomma youtuber definito come un ragazzo, uomo, ragazzino, chi, quel che è ragazzina, ecco, che se non faccio discriminazione dopo le mie amiche mi picchiano che... non è vero. Sentite, un po' di... Allora, entità A va a contattare entità B. E questa entità A cosa dice all'entità B? Guarda amico, ti va di fare iscritto ricambi? Oppure sono diventati più fantasiosi, dicono, ti va di crescere assieme? Oppure ancora più fantasiosi, che mi aveva detto uno, cosa mi aveva detto? Ti va di sponsorizzarci a vicenda? Aveva detto questo, ora mi ricordo. Ti va di sponsorizzarci a vicenda, scambiandoci le iscrizioni? Cioè, cose così aveva detto. Vabbè, lascia. Insomma, entità A va di entità B. Senti, vuoi fare iscritto ricambi? Così cresciamo assieme, sì? E l'entità B dice, sì, certo, e quindi è entrambi un iscritto, però per quanto mi riguarda è un'iscrizione falsa, perché quante probabilità ci sono che quella persona che hai preso tu sullo iscritto cominci a seguirti? L'iscritto ricambi è solo una cosa da veri egoisti. Cioè, se uno chiede iscritto ricambi è perché vuole che il suo canale sia incredibilmente visto e perché vuole avere iscritti. Lui vede gli iscritti come un numero. Invece gli iscritti sono persone che guardano i tuoi contenuti per quello che fai, per quello che sei. Questo è un grande fondamento di cui almeno tutti gli youtuber che seguo, chi rispetto di più, chi rispetto di meno, chi seguo di più, chi seguo di meno, almeno questi, i più grandi, lo sanno tutti. Ovviamente questo è abbastanza ovvio che lo sanno tutti, perché è così che sono nati. Cioè, loro sono nati perché hanno trovato questa piattaforma che da... Non... Allora, iscritto ricambi anche. Ok, prima di continuare quel discorso, che cerco di tenermelo in mente, cioè, adesso YouTube in passato non dava soldi. La partner, no? Famosa partner che dà soldi, non dava i soldi, no? Era unica una piattaforma pubblica sempre, dove le persone potevano pubblicare video. Una novità assurda. Io ovviamente a quei tempi purtroppo non c'ero, mi sarebbe piaciuto, purtroppo avrò avuto pochi anni, diciamo pochi perché non mi ricordo, forse, beh, in realtà YouTube non è nemmeno così tanto antico, 2009 tipo, forse un po' prima, comunque sia, non conoscevo la sua epoca. Poi io, vabbè, poi ho visto i vecchi video di YouTube, eccetera, però cerchiamo di non cambiare argomento. Ai vecchi tempi le persone pubblicavano i video perché sì, perché volevano provare. E quindi ricevevano queste iscrizioni, le persone erano interessate e cominciavano a seguirle, e quindi avevano quei numeri, che però all'epoca erano solo una forma di...
cioè anche adesso immagino che i youtuber grandi siano orgogliosi di questi numeri che hanno, si sono portati negli anni. Però all'epoca era un, cioè non fruttava. Poi è arrivata questa famosa parte nel pubblicità, le cose insomma pubblicità, i vari cose. Dai ragazzi, la terminologia al momento mi è morta. Insomma, le pubblicità, insomma, partner, no? Soldi. E loro, quei youtuber più wow, cioè insomma gli youtuber più grandi, si sono ritrovati con cosa? Cioè, si sono sorpresi ovviamente. Cioè, dicevano, questa cosa che facevo per passione è diventata un frutto di denaro, cioè, incredibile. E da qui, ovviamente, tutti, intendo proprio tutti, si sono fiondati. Cioè, hanno detto, cosa YouTube paga per chi fa video? Forse sono tutta questa ammassata e si sono formati presumibilmente tutti i canali. Ovviamente chi per passione, chi per solo in cerca di soldi e così via. Sono nati nuovi nomi del YouTube e insomma così è diventato, così si è formato l'intero YouTube. Almeno questa è la mia supposizione. Beh, ovviamente la parte iniziale sul coso della cosa sicuramente è andato così. Poi sull'ammassamento posso pensare anche per lo stesso motivo, anche perché poi YouTube si è evoluto, è diventato un attimo più, in realtà non saprei come dire, cioè sicuramente più futuristico, cioè, insomma si è aggiornato negli anni, ovviamente è migliorato, forse in realtà è solo migliorato rispetto ovviamente ai primi anni, perché era letteralmente una cartellina all'inizio dei tempi e aveva anche un logo diverso che, non so, io l'ho visto di recente, anche carino, però ovviamente è più carino il play rosso su ormai conosciuto da tutti quanti. Cavolo, mi ero un attimo perso che, cioè, io adesso riguarderò il montaggio che farò e sono sicuro che questa è la prima volta che non mi sono dovuto bloccare per parlare. Cioè, avevo fatto uno spezzone lunghissimo, sono sicuro, senza mai fermarmi sul mio, mamma mia, che bravo. Peccato che ho perso lì su quel momento il filo del discorso. In realtà l'ho ancora perso, volevo solo far dire questa cosa, no? Allora, adesso torniamo a noi, no? Iscritto ricambi. Allora, questo è, io lo definisco il cancro, non di YouTube in generale, perché i youtuber grandi, figuratevi se hanno questo problema, nei commenti ce l'avranno il problema, cioè io a volte guardavo, io a volte scorgevo nei commenti dei youtuberoni, c'erano cioè persone che si gettavano, andate a vedere i miei video, iscrivetevi al mio canale. E quella cosa anche la odio tremendamente, perché cerca di usare la canna da pesca nel mare più grande, no? Ovviamente poi viene bannato e tutto, non da YouTube, viene bannato dallo youtuber, dai commenti, e boh, amen, liberato. Comunque sia, no, così si vanno a pescare perché vogliono, non persone del genere potrebbero anche avere onestissima voglia di avere un contatto con qualcuno, no? nei suoi contenuti, però non è così che si va a cercare, cioè... Chi fa iscritto ricambi, chi va a pescare gli iscritti con la forza di YouTube e degli altri, cose così, sono persone estremamente poco serie. Cioè io non riesco a vedere seriamente queste persone. Adesso mi dispiace se uno delle varie persone piccole di YouTube che mi hanno provato a fare iscritto ricambi guardando questo video, non prendetevela sul personale, non sto dicendo i vostri nomi, i vostri account e le altre cose che mi avete... Sto solo dicendo che non vedo questa cosa che fate bene. Cioè io non... Allora, adesso, io sembro, ogni volta che faccio così, quelle persone che vogliono stare, che vogliono amicarsi tutti, che fanno un po' i lecchini di uno e degli altri, che dicono, sì così, però sto anche da questa parte, no? No, io sono letteralmente, io voglio essere, anzi non è che voglio essere, io sono la mediana perfetta. Cioè adesso, forse perfetto è il termine errato. Io sono la metà. Io sto alla metà di tutto. Io ho le mie tendenze a una scelta rispetto a un'altra, una mia tendenza politica. Ho l'esempio più sbagliato di tutti. Io la politica sinceramente non la capisco. È una stupidaggine assurda. Perché tutti i paroloni, cioè, fumo e nient'altro. Diciamo così, io non la comprendo, la seguo, ma
Se non avessi i miei amici che mi spiegano quel che succede, non capirei un cacchio. Tornando invece a noi, giusto, la metà. Ecco, io sto a metà di tutto, perché io voglio rispettare le scelte di ognuno. Io sono colui che vuole rispettare quello che è, sono le persone, quello che è le loro scelte. Io posso essere in discordanza con lui, ma rispetto la sua cosa. Io sono in discordanza con quella cosa, però rispetto la persona. Cioè, io mi reputo alla metà di tutto. Io accetto tutto per quello che è. Però alcune cose mi fanno un po' girare, come questa cosa degli scrittori cambi, che io posso dire unicamente, solamente, che non la vedo positivamente. Poi tu puoi fare quello che vuoi, non dico nulla, però io questa cosa la reputo il cancro dei piccoli YouTuber. Lo dico così, franco proprio. Questo è lo sporco di chi vuole effettivamente provare ad aprire questa attività, che può piacere, può non piacere. A me, sinceramente, mi affascina. A me mi affascina il caricare il video. Anzi, non solo mi affascina caricare il video, vorrei anche avere il metodo di caricare di più. Anzi, nemmeno caricare di più, di far di più, di passare a un livello successivo. Per esempio, le live stream. Peccato che non riesco a farlo. Va bene, comunque sia. Iscrittori cambi. Questo è quello che penso. Purtroppo, anzi, nemmeno purtroppo, a me mi fa altamente cagare. Molto bene. Se mi vedete i capelli così, è perché mi sono fatto la doccia. Non c'era un momento migliore per dirlo, vero? Avete visto tutto in questo video i miei capelli bagnati e vi starete pensando, ma sono estremamente sporchi o si è fatta una doccia? Questa è la risposta, alla fine del video. Ah, quindi signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi pure la vostra sotto nei commenti, se magari non avete mai sentito di questa cosa degli scrittori cambi, se magari così no, se magari volete saperne di più, cioè io forse posso sapere di più che qualcosa mi sono scordato, vero? Questo dovrebbe essere il contesto principale. Gli scrittori cambi è questo, è una cosa che... signori, io spero che questo talkabout vi sia piaciuto. Fermi! Mi è venuta in mente una cosa da dirvi. Una cosa che in realtà è un po' più da dire, da annuncio, però lo dico alla fine di questo video, dato che ho pensato a queste domeniche, alle varie domeniche, di postare video un po' antichi che sono andati perduti. Di più che video antichi andati perduti, postare serie antiche un po' andate perdute, nemmeno tanto antiche. Insomma, ragazzi, di domenica aspettatevi qualcosa di diverso da me che videogioco nelle varie sere, anche perché dovrò cominciare tra un po' un nuovo gioco appena... Cioè, perché adesso cosa sta succedendo, no? Con i vari Terraria e cose, no? Io sto portando avanti Terraria un po' più spesso perché vorrei arrivare a un punto un attimo più interessante, ovvero la Hard Mode. Una volta arrivati all'Hard Mode, presumibilmente torneremo al... Nello spezzettarlo un po' più largo. Cioè adesso sto un po' correndo, diciamo, per arrivare alla parte più clou della situazione di Terraria, perché diciamo che la Easy Mode è quello che è tipo... come posso dire? È il passaggio cioè, se l'Hard Mode è il vero gioco, la Easy Mode è il pre-gioco. È la cosa un po' più... preparatoria al gioco. Ecco, la Easy Mode è la preparazione. Una volta arrivati alla Hard Mode parte la roba seria. Quindi signori, questo è quello che... domeniche robe belle. Quindi signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, vi lascio iscrivervi per i vari social, condividete il video per supportare il canale per la prossima volta con un nuovo video di qualunque cosa avverrà. Sì, ciao, arrivederci. Whee! We'll be right back.